Un menù completo a base di droghe e belle donne, quello che in un noto locale riminese veniva proposto e servito ai clienti. Dopo le pietanze, infatti, molti degli abituè chiudevano la propria serata all'interno del ristorante consumando cocaina e marijuana che gli veniva addirittura portata al tavolo o facendo sesso a pagamento. Centinaia le dosi di stupefacente sequestrate, 180 euro il prezzo che i clienti spendevano a testa per il servizio a tavola. Questo è quanto emerge dall'attività investigativa della squadra mobile di Rimini, iniziata nel febbraio 2010 attraverso pedinamenti, controlli e intercettazioni ambientali, che ha portato nella notte del 17 maggio, con il supporto dell'unità cinofila della questura di Ancona, all'arresto di 7 persone. Quando gli investigatori pongono l'attenzione su due soggetti che erano appunto noi conosciuti come degli spacciatori e tra appunto i clienti, la filiera di clienti che erano conosciuti, di cui loro appunto si servivano, vi era appunto questo direttore di sala. L'indagine poi ha preso un'altra piega quando abbiamo, attraverso le attività tecniche, abbiamo appurato che a sua volta il direttore di sala riforniva di stupefacente la folta schiera di avventori del locale che ne chiedevano comunque. Soddisfazione per il capo della squadra mobile di Rimini, Nicola Vitale, e del questore Oreste Capocasa. Credo che sia stata conclusa una importante e significativa operazione che riguarda il mondo dello spaccio della cocaina. E per un imputato c'è anche il favoreggiamento alla prostituzione. Tutto avveniva in un locale ricettivo, quindi era una base dove queste imputazioni erano in qualche modo estremamente manifeste, quindi spaccio e favoreggiamento alla prostituzione, e stiamo valutando la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica del locale.